c'è Daniele Nomodromo, è un nostro, uno dei nostri più apprezzati opinionisti. C'è col suo vero cognome, non con quello che serve per andare in incognito, il nostro Daniele Monaco. Ciao Daniele. Ecco, io mi fa sempre ridere. Buongiorno, buongiorno. Ciao Daniele, ti chiamo Daniele che vi è più facile. Anche se potrei storpiare anche Daniele, mi potrebbe capitare. No, quello no, quello no. Allora, tu te l'aspettavi questa corsa al biglietto, questa voglia di Roma? Intanto ti chiedo, voglia di Roma in assoluto o voglia di rivedere la Roma a certi livelli? Non so se capisci, no? Il solito dibattito fra tifo permanente o tifo un po' più legato alla singolarità dell'evento. Non lo so nemmeno se vale la pena adesso stare a fare un po' tutte queste distinzioni, no? Però magari sono situazioni. Ecco, questo tipo di richiamo ha annullato il freno di prezzi, di scomodità dell'impianto. Poi nel titolo del Romanista è anche detto questo, no? È anche specificato. Guarda, io penso che come ne abbiamo parlato tante volte, no? Quando parlavamo, che ne so, dei 30.000 spettatori per alcune partite, anche magari di insomma interessanti, perché insomma ce ne sono stati tante di partite che la Roma quest'anno ha giocato e tante partite che possono essere state che si potevano considerare partite interessanti, e insomma i risultati sono quelli che sono. Io che ne so, se Roma-Milan c'erano 42.000 spettatori, Roma-Chelsea mi pare che sia stato intorno ai 55.000. E poi però la media purtroppo delle partite di campionato è intorno ai 35.000, 37, 32, 30.000, 29. È chiaro che quando parlavamo di questi dati dicevamo che succede? E succede che la scomodità dello stadio, il tempo inclemente in certe situazioni, l'avversario non di grido, la situazione della squadra, perché quando la squadra insomma tra gennaio e febbraio è andata così male e inevitabilmente c'è stato anche un calo, se andiamo a vedere oggi c'è un evento importante, una partita di questo livello, arriva il Barcellona con la speranza appunto che dopo la partita d'andata ci sia ancora la possibilità di sperare in un risultato positivo, è normale che lo metti in vendita questi biglietti e vanno a ruba. Io credo che ognuno di noi sarà capitato di ricevere amici che si sentivano da tempo: ma dove si possono prendere i biglietti? Tu sai qualcosa di più? Sai, c'hai qualche dritta, qualche cosa? Moltiplicando per Daniele, anche da fuori Roma sono arrivate telefonate. Ma sicuro, sì, anche perché c'è stato questo problema per chi era fuori Roma che non poteva prendere alcuni. Ci sono state delle questioni, insomma, perché anche la vendita online ovviamente ha avuto molti rallentamenti e molti problemi. Per cui dico, credo che sia normale, ed è la prova che allo stadio la gente ci vuole andare. Se non ci va, è perché ci sono tutte queste concorrenze, diciamo così, di cui abbiamo parlato, dal posto scomodo, dai parcheggi che non ci stanno, al freddo, al fatto che la partita la vedi male, alla concorrenza della televisione, perché che indubbiamente uno non è che la partita dice la vedo a casa comodamente seduto sul divano, ho già pagato l'abbonamento, non devo spendere una lira, mi cucino un piatto di pasta e sto tranquillo, ed è una bella serata e ci vedo la partita ugualmente. Si deve combattere tutto questo attraverso delle politiche diverse, evidentemente. Ecco perché io penso che lo stadio della Roma, se ci fossero tutte le condizioni migliori, altro che 80.000, ma pure per Roma Benevento secondo me ci vanno, perché se tu lo io stadio gli permetti, c'ho qualche gente... dubbio Daniele, no, invece io non ce l'ho per niente dubbi. Tu la prova sai qual è? A me piacerebbe una volta fare un tentativo da questo punto di vista, gratis, apri gratis, vediamo se ci va la gente o no a vedere Roma Benevento gratis, tanto, riempi Geno. Che risposta è come che risposta avete? Quindi che il fattore economico è un fattore importante. Certo, quindi non è il problema che non voglio andare a vedere perché ho la partita in televisione. Non ci vado perché devo spendere dei soldi. Ma a Roma Benevento oggi faresti il tutto esaurito, forse se a Roma stesse in lotta per lo scudetto. Roma Benevento così fai 30.000, 35.000. Non è un caso che la scelta della Roma nel nuovo stadio, avrà 54.000 posti. Perché ci sono nuove generazioni che
diciamo, chiamiamola cultura esagerando, dello stadio, non ce l'hanno più. Non ce vanno più perché la televisione, allora, perché la scomodità, perché i prezzi. Ed è esattamente appunto il discorso che ho fatto, però proprio perché ci stanno queste scomodità, noi lo dobbiamo. Oggi c'è un pezzo di Lorenzo Contucci sul giornale, poi parlo pure della tua bellissima intervista, perché prima mi dimentico. Bravo. C'ha un difetto, è troppo corta. Devo dire che. No, beh, sono stato sintetico. Oggi... Sì, perché... sono stato un'ora e mezza buona a parlare con Alberto. Mi sembra pure normale. E poi, insomma, secondo me anche il soggetto intervistato meritava. Però dicevo, c'è un pezzo di Lorenzo Contucci in cui dà altri consigli alla Roma, sempre i consigli nella maniera migliore che si possono dare, cioè nella forma più garbata, ponderata e argomentata possibile, per migliorare ancora delle cose, stupidaggini magari, ma perché se io vado a comprare il biglietto prima lo devo pagare di più? Io lo devo pagare di meno perché ti garantisco già un incasso. Perché io non posso avere invece il solito foglietto cartaceo che poi butto, una cosa qualsiasi, anche un foglietto da collezione che pago pure un euro in più, due euro in più, ma comunque il biglietto da collezione me lo tengo, me lo stampo e me lo ricordo. O perché non mandare a tutti i tifosi della Roma, quando c'è un evento, la possibilità di dirgli: guarda, io faccio sta partita, la vuoi il biglietto? Clicchi qua sotto e c'è già tutto preparato, devi solamente poi mettere il numero della carta di credito. Sarebbe perfetto, sarebbe carino, sarebbero servizi che si possono dare. Dobbiamo andare in questa direzione, perché se c'è stato a un certo punto il distacco tra lo stadio e la gente, è perché il progresso è andato avanti in una certa direzione, ma non nel calcio, purtroppo. Sempre per italiano, il discorso, per cui nel caso italiano, per cui eravamo la patria dei Moggi, cioè, ma di che stiamo a parlare? È normale che andassimo a finire in questa rovinosa direzione. Scusa, hai detto Moggi o Monci? Sì. No, non Moggi. No, purtroppo Moggi. Se avessimo avuto Monci, forse non dico la Roma, ma nel calcio italiano anche prima sarebbe stato molto meglio. O come a me, io sono Monci perché è da Roma, dico qualsiasi Moggi. Persona per me. C'è mai giocato a carte? No, io una volta No, io una volta ci ho fatto un 3-7. No, l'ha incrociato in una trasmissione televisiva con. Sì, mi sono ricontate le dita dopo gli ho dato. Ma ci fregò una figura per chiamasse fuori, facendosi vedere, perché Papo ci disse: io non sopporto perdere, e quindi. Vabbè. Io non ci avrei giocato, sinceramente, nel senso che non mi è mai stato simpatico, neanche quando era di Parma, neanche quando era particolarmente potente, l'ho incrociato diverse volte, e però diciamo così, proprio sono quei personaggi che anche fisicamente mi hanno sempre dato fastidio, perché capisco una certa repulsione proprio da all'epoca, insomma, stava la Roma, c'era ancora mezza Roma, però, c'era stato appena il passaggio, no? Ma ce ne sono altri che secondo me ecco, casi di questi giorni che vengono fuori, tipo Raiola è un altro che, al di là del fatto che magari probabilmente Raiola è anche una persona onesta, non lo so, ma oggi si è rivelato un disonesto, condannato da vari tribunali, Raiola non lo so, non credo, c'è un'indagine fiscale in Olanda in questo momento, che sia disonesto io non posso tutto, dirlo, però. Che sia spregiudicato, sì, che è un aggettivo che penso si può usare anche tranquillamente. Quanto mi riguarda, anche spregevole, nel senso che per le persone così, uno che si permette di dare a una federazione, dire che fa schifo una federazione perché non convoca un suo assistito, secondo me è uno che nello sport non ci dovrebbe stare, per quanto mi riguarda, per come vedo io il calcio. Per come il problema è che nessuno gli ha risposto. Dovrebbero avere rispetto. Ripeto, vedi, anche la risposta di Biagio, ne abbiamo parlato pure ieri, l'altro ieri, quando è la risposta di Biagio, però dice: io non posso stare a perdere tempo con quelli come Raiola, non mi interessa. Guardiola è uno che non gli ha mai risposto a Raiola, mi ha detto: io non ci devo parlare nella mia vita, non ci voglio mai parlare, lo voglio tenere lontano ma da me. Ma non dicevo Guardiola. Infatti di Biagio, se ancora c'è uno sport a livello istituzionale, una federazione con un commissario, qualcosa doveva avvenire, perché qui già si dice che purtroppo i fatti in parte lo dimostrano, non per colpa di Di Biagio, che qui stiamo semplicemente passando il tempo in attesa che arrivi un CT scelto con convinzione, non perché io disprezzi Di Biagio, tutt'altro, però le scelte sono quelle, c'è il silenzio nei confronti di un maneggione, non si può dire,
insomma, di uno spregiudicato operatore delle dinamiche particolari del nostro calcio che insulta un CT, una federazione, un calciatore, eccetera, eccetera, e tutti stanno zitti. Questo, francamente, è abbastanza disdicevole per chi sta zitto. Guarda, apro e chiudo una parentesi pure su Di Biagio, perché Di Biagio mi sembrerà tanto, e adesso non so come andranno, giudicare Di Biagio per ridicolo 4 giorni di lavoro, 5 giorni di lavoro adesso, sarà veramente una cosa ridicola. Però saremo questi noi, e purtroppo e lo dico anche questo nei confronti della nostra categoria, la nostra categoria dovrebbe sottrarsi a questo tipo di stillicidio, a queste pratiche così, ma anche lì si andrà per simpatia e per antipatia, perché ci sarà qualcuno che spingerà per Ancelotti piuttosto che per Ranieri o magari per quell'altro, semplicemente per simpatie, per conoscenze personali, cioè perché è più comodo se viene quello, per cui ci saranno tutti questi pezzi, vedrete così, in base alle eventuali defaianze dell'Italia di Di Biagio. Però Di Biagio è uno bravo, Di Biagio è uno bravo come bravo Di Francesco, e tra l'altro fanno un tipo di calcio che è molto simile. È purtroppo vero. Non credo che lui riuscirà in questi pochi giorni a dare già un'impronta alla nazionale. Ma come può darla in un contesto come questo? Cioè, ragazzi, in cui i giocatori anche inconsciamente stanno pensando, sappiamo a cosa, no? Ovviamente, in cui l'Italia come sistema calcistico in questo momento è sparring partner di altri. In cui brutta occasione che... Anzi, che bella, che magnifica occasione che si è persa, perché sarebbe stato fantastico, perché avresti avuto un uomo della federazione, quindi un uomo nuovo, un calciatore della federazione, un calciatore che ha fatto bene, che ha fatto bene fino adesso, al di là del singolo risultato, non ci attacchiamo solo sempre ai risultati, cerchiamo di andare a vedere come lavorano gli allenatori, andiamoli a guardare in allenamento, andiamo a guardare le partite, quello che dicono, le cose che insegnano i ragazzi. Piero ha parlato a lungo con un insegnante di calcio meraviglioso, un insegnante di vita meraviglioso, e io non posso giudicare De Rossi bene o male a seconda se perde o se vince la partita o la perde, perché sarei un folle a fare questo. Lasciamolo fare ai tifosi, che se vinci sei un fenomeno e se perdi sei uno scemo. Lasciamolo fare, ed è giusto pure che i tifosi si basino magari su quello, ma chi ha il dovere di scegliere dovrebbe pensare ad altro. E avevamo una magnifica occasione per dire: gli altri sono tutti sotto contratto, a me non interessano i grandi in questo momento, noi con la politica dei grandi non siamo andati da nessuna parte, ricominciamo da un tecnico federale, Di Biagio, che ha fatto bene fino adesso, e gli diamo la chance di stare 2 anni su questa macchina. Certo, poi se la dovrà meritare eventualmente io, il passaggio. Daniele, guarda, ti devo interrompere, e vediamo come quello che farà. Ecco, ti interrompo solo un secondo dicendo questo e poi cambiamo argomento dopo un paio di consigli. Dal punto di vista di Di Biagio lo dico, se Di Biagio avesse avuto la percezione di giocarsi anche una possibilità su 100 di poter essere confermato, avrebbe fatto convocazioni diverse, ne sono straconvinto. Comunque poi credo che lui ci speri invece. Vabbè, poi non lo so. Daniele, tornando alla Roma, sì, c'è la speranza che il Barcellona, insomma, giocatori, club, allenatore, sottovaluti un pochino la Roma? Faccia un po' come fanno gli organi di stampa lì di quelle parti? Guarda, da una parte lo spero, infatti. Dall'altra, conoscendo un po' gli uffici, non di Valverde, diciamo così, ma gli uffici del Barcellona come lavorano, gli uffici scouting, lo studio che hanno dal punto di vista, la grande tecnologia che hanno a disposizione per lo studio degli avversari, mi sembra ridicolo pensare che ai tempi di oggi una squadra vada ad affrontare l'altra senza sapere esattamente con chi hanno a che fare, per cui no, che la conoscano bene non ho dubbi, che possano dire vabbè comunque passiamo, ovviamente è scontato. Questo diciamo che io credo che lo speriamo, ma credo che sia anche normale pensarlo, insomma, no? Come hanno accettato la Roma che il sorteggio, mi pare, insomma, che la stampa catalana, meglio del così non poteva andare. Non è che possiamo pensare noi, che noi, perché noi pensiamo che la Roma abbia 60% di possibilità, no, di passare. No. Io il 95 penso che la Roma ci ha devastato. Per me penso. C'ha fra il 3 e il 6%. Ecco, che, appunto, che e probabilmente pensi quello che pensano loro, per cui sì, quando sì, è così inevitabilmente sai di essere strafavorito, e loro sanno di essere strafavoriti, ed è ma se ne fregano pure dell'aspetto della sottovalutazione. Se chi guarda le partite del Barcellona sa che il Barcellona, se va sul 4-0 contro un avversario che è ultimo in classifica, spinge per farne altre 4.
continua a giocare. La loro fantastica mentalità è questa. Con Valverde un po' meno, però. Ma con Valverde non è che va un po' meno. Con Valverde è una squadra meno. Meno corale, mettiamola così, è una squadra che ha pensato anche a sistemarsi in maniera più equilibrata rispetto a Barcellona, alle più recenti versioni del Barcellona, e non a caso adotta un sistema di gioco che lì è considerato, solitamente un eretico viene considerato chi porta avanti. 4-2, un sacrilegio, il 4-4-2 è un 4-4-2, diciamo così, abbastanza anomalo. Perché ci sono delle posizioni che non sono facilmente, se nel 4-4-2 spesso giocano Coutinho, Suarez e Messi, mi devi dire che 4-4-2 sì. Però è 4-4-2, non si possono fermare 4-4 qui i due, no, è che quelli che mi preoccupano sono qui i due soprattutto, questo è vero, però io credo che allora, ieri ho assistito a una bellissima lezione che ha fatto Di Francesco a Tor Vergata, in cui ha ribadito come la Roma pensa debba giocare anche in casa del Barcellona, e speriamo di riuscirci nella stessa maniera. La bellezza, poi ovviamente quello che ha detto ieri era una cosa, diciamo così, per tecnici, e quindi la chiacchierata, perché poi lui si arrabbia se la chiami lezione, la chiacchierata che è stata fatta verteva su altri temi, insomma, quindi io sto ribadendo quello che lui ha detto fuori, a margine di questa lezione, ai cronisti che erano presenti. E ha ribadito questa cosa, cioè, col Barcellona, se la Roma si snatura, se va a fare una partita diversa, sbaglierebbe tutto in partenza, perderesti due volte. Io di questo ne ero strasicuro, tanto da averne scritto il giorno del sorteggio, perché ormai quando un'identità di una squadra è così forte, e ieri poi appunto nel corso dell'incontro invece ci sono stati anche dei modi per vedere nelle giocate che fa la Roma proprio contro il Napoli, contro lo Shakhtar, quali sono i punti di forza veri della squadra, sono i punti di forza su cui punterà anche a Barcellona, perché se tu vuoi far mettere in difficoltà il Barcellona, la prima cosa che devi fare è andarli a prendere alti, perché se li fai giocare è finita, se li metti in condizioni di venire verso di te, Daniele, mi devo preoccupare, io penso esattamente come te. Se preoccupa Daniele, secondo me. Se preoccupa pure, esatto, te devi preoccupare, capito Daniele? Il Barcellona finalmente vi ha unito, vi ha avvicinato, dopo mesi. Ma non c'è veramente, non c'è, no. Non c'è possibile. Ma poi abbiamo avuto la riprova della Roma che si è abbassata col Barcellona, abbiamo visto com'è andata, quindi no, 6 ci è andata bene, questo è... non c'era una strategia finissima quel giorno, anche difensiva, perché poi devo pure difendere bene, però devi anche saperlo fare, diciamo così. Quel giorno la Roma purtroppo non fece vedere niente, se non mi pare che ci sia stata, se non un'occasione di Dzeko, solo 0-0 Solo 0-0, un'occasione. Occasioni furono 3-4. La Roma mi pare fallì pure un calcio di rigore. Sì. Però in realtà il Barcellona poteva fare 18 gol. Sì, ne poteva fare 18, esatto. Quindi comunque non sarebbe andato. In particolare di quella serata ricordo la cronaca online del sito della Roma della partita, il gol di Dzeko dell'1-6. Gol. Quella me la ricordo molto bene, devo dire. Ma davvero? Non, ricordo pure quello che dissi, però non posso ripeterlo. E poi il post partita pure sull'Auso Organo, su Roma TV. Visto bene l'approccio della Roma. Nei primi 5 minuti ci hanno avuto 4 occasioni da gol. No, Maicon che ha difeso bene. Era un turista praticamente in campo, Maicon. Vabbè, comunque sì. Però dico, la Roma, sicuramente il Barcellona creerà quelle 4-5 occasioni da gol. È inevitabile questo, mettiamocelo in testa, è inevitabile. Dipenderà tutto anche da quello, perché la Roma potrà fare la partita anche il Napoli ce l'ha avuto. Il Napoli ha tirato in porta con la Roma 26 volte. La Roma ha vinto 4-2. C'è bisogno anche di un pizzico di fortuna in certe partite. Che Alisson faccia Alisson. Appunto. Esempio, perché no. Lì basta che c'hai Courtois col Chelsea, che cosa ha fatto il Chelsea? È una partita giocata benissimo dal Chelsea a Barcellona, benissimo. Il primo minuto prendi il gol sotto le gambe, nel momento in cui stai spingendo più prendi un altro gol sotto le gambe, ma che partita pensi di poter fare? Courtois. Capito? E Messi ha deciso. Allison, la partita la perdi male, c'è poco da fare. Per quanto tu possa prepararla al meglio questa partita, ecco perché è fondamentale che poi
ci sia una concorrenza di più elementi per poter portare a casa la pellaccia. Va bene, Daniele, grazie, buon lavoro, ciao, ci Daniele. Sentiamo presto. Vedi, ho fatto bene a farti i complimenti prima, poi ci sarebbe stato molto. Lo so. Ciao Daniele. Ciao. Importante che la leggano tutti. Ciao. Ciao.